La carica dei 100 alla cantina Lumavite. Forbice alla mano e cappellini in testa hanno vendemmiato sotto gli occhi attenti degli esperti. L'azienda di Rapagnano ha aperto le porte a visitatori e appassionati di vino per una domenica di festa. Dopo la colazione a base di ciambelloni e salumi sono scesi tutti tra i filari. Siamo qui nella cantina Lumavite, esattamente in vigna. E oggi è il giorno della vendemmia. Questa idea nasce insieme allo staff e alla proprietà perché ci piace promuovere il territorio e far conoscere le tradizioni del nostro territorio. In più siamo convinti che fare rete con i nostri amici artigiani sia importante, quindi all'interno di questa bellissima giornata, oltre alla raccolta dell'uva e di tutta la spiegazione didattica di come avviene la processione per fare il vino, e ci siamo avvalsi di collaborazioni con aziende agricole a chilometro zero, che è Da Fatta e Mangiata Pasta da Sergio e Salumificio Il Conte. Ci piace questa nuova idea per promuovere il territorio e per far sì che le Marche abbiano comunque un posto nel palco scenico italiano. Divisi in squadre, seguiti da tutor ed enologo, hanno iniziato il lavoro di raccolta del Sangiovese per poi portarlo in cantina. Pian piano hanno selezionato e diraspato i grappoli in una giornata di sole. Tra i filari anche qualche straniero, soprattutto americani e olandesi. Al lavoro finito si sono rifocillati con un pranzetto accompagnato dalle note della cantante soul Maureen Parker.